cari amici giuristi e cari appassionati di diritto, bentrovati con la Costituzione della Repubblica Italiana. Siamo giunti allo scandaglio insieme dell'articolo 38 della Costituzione, una norma molto importante che riguarda la previdenza, il fatto cioè di mettersi, diciamo, in un probabile futuro e cercare di assistere chi magari ne ha bisogno. In particolare parliamo dei lavoratori, ma non solo, come stiamo per scoprire. Questa norma, diciamo, ha 5 commi o comma. Oggi vedremo insieme i primi due e cominciamo quindi dal numero 1, dal comma 1, che ci dice: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Vediamo che il soggetto di questa disposizione è ogni cittadino. La norma sembrerebbe quindi escludere, ricordiamoci che le regole e le norme non sono locuzioni dalle quali dobbiamo ritrarre una morale, dobbiamo leggerle nel loro significato tecnico. Quindi ogni cittadino, dal punto di vista costituzionale, si allude a cittadino interno italiano o cittadino europeo al massimo, inabile al lavoro. Questo è il primo presupposto per il mantenimento, è che quindi non sia in grado di lavorare, e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. Potremmo avere dei cittadini inabili al lavoro ma ricchi di loro. Quindi le due condizioni per quello che stiamo per sentire sono le seguenti: essere inabile al lavoro e quindi impossibilitato a lavorare, ricordiamoci che il lavoro è al centro insieme alla persona della nostra Costituzione, e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, quindi da una parte non può lavorare e dall'altra non ha mezzi propri. Ci dice l'articolo 38,1: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto, quindi non è che è una facoltà, è qualcosa che effettivamente può essere esercitato, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Si tratta di misure di provvidenze che vanno quindi garantite, diciamo, in ottemperanza a quello che poi è il principio di solidarietà costituzionale, in particolare la solidarietà economica e sociale prevista dall'articolo 2 della Carta. Dicevamo, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Il mantenimento fa riferimento di più a esigenze, diciamo, di tipo fisico, l'assistenza sociale non soltanto fisico, ma se vogliamo anche in qualche modo psichico. Quello che è certo è che le persone svantaggiate per la nostra Costituzione vanno tutelate, e vanno tutelate ovviamente attraverso norme la cui elaborazione viene affidata al legislatore ordinario, quindi al Parlamento, sulla base di questo principio che abbiamo letto, importantissimo. Quando passiamo al secondo comma vediamo che il cittadino diventa invece lavoratore, e lì il discorso è un po' più ampio, perché il secondo comma ci dice: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Abbiamo visto quindi che ogni cittadino del primo comma è diventato i lavoratori, e quando si dice i lavoratori non si dice i cittadini lavoratori, si dice tutti coloro che lavorano, a rigore anche gli stranieri, hanno diritto che siano preveduti, anzitempo naturalmente, siano previsti ed assicurati, nel momento in cui serve, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Stiamo parlando quindi di qualcosa che riguarda la vita di questi lavoratori, in caso di, e qui c'è l'elenco di possibili eventi tristi, in caso dei quali sono previste questi mezzi adeguati alle loro esigenze di vita a carico appunto della socialità. Si tratta dell'infortunio, cioè chi si fa male sul lavoro, della malattia, ricordiamoci che i soggetti sono i lavoratori, quindi è malattia ancora una volta contratta sul lavoro, invalidità e vecchiaia, ovviamente invalidità contratta sul lavoro o vecchiaia non necessariamente contratta sul lavoro ma strettamente collegata al lavoro, a una certa età non si può più lavorare naturalmente. Disoccupazione involontaria, cioè il fatto che si è disoccupati non perché lo si vuole essere, e quindi non è che non si lavora perché si è sfaticati, ma fondamentalmente perché in qualche modo, pur cercando lavoro, non lo si trova. Naturalmente il soggetto di questa norma sono sempre i lavoratori, quindi soggetti, diciamo,
abili al lavoro, che però per una serie di eventi che non dipendono da loro hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Ripetiamo quindi la norma nel suo complesso: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Vediamo che la nostra Costituzione, diciamo, attua il principio di solidarietà declamato all'articolo 2, in particolare, ripeto, il principio di solidarietà economica e sociale, in questo caso, diciamo, all'articolo, tra le varie disposizioni di attuazione, anche all'articolo 38, quello che stiamo leggendo, che si occupa dei cittadini inabili al lavoro, sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, comma 1, e poi dei cittadini lavoratori che subiscono una serie di eventi, diciamo, non preventivati e involontari. Sono norme indubbiamente importanti che ci riportano a realtà a volte purtroppo tristi, ma è bene che i nostri padri costituenti abbiano previsto delle contromisure per questi eventi, appunto, tristi, che però fanno parte della vita e che quindi possono succedere, e anzi ben venga che la cittadinanza, i cives, lo Stato comunità, in qualche modo si faccia carico di chi è più sfortunato. Proseguiremo con la lettura dell'articolo 38 della Costituzione alla prossima occasione. Viva l'Italia, viva la Costituzione della Repubblica Italiana.